Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Con le relazioni di maggioranza e di opposizione e la discussione generale è iniziato in Consiglio regionale l'esame del bilancio di previsione finanziario 2017-2019. Raffaele Gallo, Partito Democratico. Garantiamo gli stessi livelli di spesa del 2016 relativamente al trasporto pubblico locale, al diritto allo studio, al sociale e introduciamo due novità importanti. Uno, 20 milioni di euro a sostegno delle attività produttive. Il secondo, 25 milioni per gli enti locali. In questo modo rilanciamo gli investimenti e garantiamo la spesa standard della Regione Piemonte. Massimo Berutti, Forza Italia. Un bilancio che gestisce l'ordinario, un bilancio che non dà stimoli, non dà incentivi allo sviluppo sostanzialmente, quindi di conseguenza un bilancio che non lascia vedere, diciamo, prospettive per il futuro. Poco di quello che invece doveva essere al servizio dei cittadini, per cui veramente un bilancio che non possiamo assolutamente sostenere. Davide Bono, Movimento 5 Stelle. Un bilancio della regione tardivo, approvato ad aprile, ragionieristico, nel senso che mira solo a coprire i debiti e sostenere i tagli nazionali, e rinvia alla prossima legislatura le misure di efficientamento, risanamento dell'ente e di investimenti. Manca una strategia industriale, quindi creare posti di lavoro, e manca una strategia di contrasto alla povertà. Noi chiediamo infatti il reddito di cittadinanza. Su richiesta di Forza Italia, l'assessora ai diritti civili Monica Cerutti è intervenuta in aula per illustrare le politiche della giunta regionale su gestione e inclusione delle popolazioni nomadi. Il dibattito prosegue la prossima settimana. In chiusura di seduta l'assessore ai trasporti Francesco Balocco, su richiesta del Movimento 5 Stelle, è intervenuto sul servizio ferroviario metropolitano e in particolare sull'estensione della zona a sud-est di Torino dai quartieri di San Paolo e Mirafiori Nord fino ai comuni limitrofi. La nuova norma per il primo soccorso pediatrico è legge. La quarta commissione, riunita in legislativa, ha infatti approvato la proposta che promuove la massima diffusione degli interventi diretti a bambini e lattanti in situazioni di emergenza e pericolo per la loro salute. Daniela Ruffino, Forza Italia. Sempre maggiori passi verso la sicurezza, soprattutto nei luoghi che si occupano della prima infanzia, dagli asili nido ai nidi in famiglia, alle altre importanti forme di ospitalità dei nostri piccoli. Io credo nell'importanza della sicurezza, nella formazione degli operatori, e questo a mio parere è un ulteriore importante passo che si fa in quella direzione. Daniele Valle, Partito Democratico. La nostra legge propone di istituire una serie di corsi di formazione, di diffondere la conoscenza delle manovre salvavita, in particolare quelle del primo soccorso e della disostruzione delle vie aeree. Si propone di farlo con iniziative di sensibilizzazione, anche rendendolo un requisito fondamentale per tutte quelle strutture che si occupano di bambini, quindi strutture come asili, case di residenza per madri e bambino e tutti quelli che in qualche modo hanno a che fare con i più piccoli. Ed è tutto, a risentirci la prossima settimana. Ascolta il Consiglio, il Parlamento del Piemonte alla radio.